Future Music. E infine, forse la cosa più bella della psicologia analitica di Jung è il concetto di individuazione. Lo scopo della psicanalisi è il processo di individuazione, che può essere tradotto con una frase emblematica di Nietzsche: diventa ciò che sei. Nel senso che nella nostra vita noi continuiamo a seguire modelli che sono necessari perché si cresce per processi imitativi. I bambini crescono perché vedono, imitano. Ma poi bisogna staccarsi da questa imitazione e diventare quello che propriamente si è. Una ricognizione di sé. Qui c'è tutta la cultura greca alle spalle di questo concetto. L'oracolo di Delfi diceva che notis e auton, conosci te stesso. Diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. E la prima condizione per diventare se stessi è quella di conoscersi, conoscere le proprie potenzialità, la propria arete, dicevano i greci, la propria virtù, la propria capacità, ciò per cui sei nato. E se riesci a far fiorire ciò per cui sei nato, se davvero diventi te stesso, al di là dei modelli che vuoi imitare, al di là delle belle cose che ti vengono fatte vedere, se riesci a diventare te stesso, raggiungi la felicità. Il scopo dell'analisi è diventare se stesso. E per questo però bisogna uscire dai comportamenti collettivi, dice Jung. Non bisogna essere come gli altri, non bisogna essere neppure eccessivamente eccentrici, perché non bisogna confondere l'individuazione con l'eccentricità, ma quella di diventare se stessi è la condizione non solo della salute, ma addirittura della felicità. Ciao ragazzi, sono qui oggi purtroppo senza pela per dare un parere riguardo l'ultimo disco di Red Sky, il quale ho avuto l'onore di ascoltare in anteprima. La prima cosa che ho pensato è che ci si trova di fronte al lavoro più riflessivo, introspettivo e anche malinconico dell'artista. I temi trattati sono molteplici, toccano più volte la filosofia, l'introspezione dell'io, l'analisi dell'io e del personaggio stesso di Red Sky. Di conseguenza sono molto contento di come si è riuscito a sviluppare il concept. Strumentalmente anche ci si trova di fronte a quelli che sono secondo me i migliori arrangiamenti della sua carriera. Prodotti benissimo, in continua evoluzione anche quelli, e ho apprezzato moltissimo anche l'idea di intervallare dei discorsi tra un brano e l'altro del disco, così per anticipare il significato del pezzo successivo in qualche modo. Difetto, come ho già detto a lui, c'è un brano verso la fine della tracklist che si poteva tranquillamente evitare. Per il resto, un saluto, ciao. Ho avuto la possibilità di ascoltare in anteprima il nuovo disco di Red Sky e della felicità che se ne fotte, che è appunto questo concept che ruota attorno al concetto di felicità, intervallando le tracce con diversi skit molto interessanti, che alla fine sono spezzoni molte volte di interviste dei personaggi più disparati, da Paolo Villaggio ad Alda Merini a Totò a Riccardo Vessa di Weza Channel. Quindi secondo me uno dei punti di forza di questo disco, è una delle cose che mi è piaciuta di più, è proprio il fatto che sia una continua riflessione che parta da questa idea principale e piano piano con l'ascolto si ramifichi andando a toccare concetti davvero profondi e delicati. E personalmente mi sono ritrovato in molte frasi, sia contenute negli skit sia nelle lyrics appunto di Red, emblematica per me, e la frase "non si può sfuggire alla condanna ma si può solo documentarla", che veramente esprime appunto l'esistenza dell'artista. Ma in ogni caso questa è la mia interpretazione, sono molto curioso di sapere quale sarà il riscontro del nuovo disco di Red Sky.